La Bibbia parla di questo momento e Dio indica la strada da seguire per uscirne. Nel libro delle cronache, nel secondo libro delle cronache, al paragrafo 7, versetti 13-16. Quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. I miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Infatti, ora ho scelto e santificato questa casa, perché il mio nome vi rimanga per sempre e i miei occhi e il mio cuore saranno qui per sempre. Queste sono parole profetiche tratte dalla Sacra Bibbia al secondo libro delle cronache, paragrafo 7, versetti 13-16. Quando qui dice il mondo non ci sarà più pioggia, ricordo a tutti la siccità dell'Australia. Quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, vi ricordo che in Africa ultimamente c'è stata un'invasione di locuste, e quando manderò la peste, che io chiamo in questo momento Covid-19, in mezzo al mio popolo. Il Signore ci dà la risposta. C'è molta gente che adesso dice sì, ma adesso nel momento del bisogno ci dobbiamo mettere inginocchiati a pregare. Ma se questa è la risposta, e quello che sta facendo il mondo lo vediamo, c'è uno smarrimento da tutte le parti, non si contano più i morti, non si contano più i contagiati. Si sta perdendo qualunque riferimento. Siamo costretti agli arresti domiciliari, ma qualcuno ancora non si è inginocchiato. E Gesù ci ha dato, anzi, Dio ci ha dato la risposta. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo. Questa è la risposta di Dio. Quindi non è un castigo, ma è un dono. Starà a noi saperlo cogliere e seguire le sue indicazioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.